Grave lutto nel mondo della imprenditoria. È morto infatti Joseph Joe Nissim. Si è spento a 100 anni d'età, pensate, era veramente molto anziano, a Milano, capoluogo della regione Lombardia. Era un imprenditore molto famoso, a capo di un gruppo di beni di largo consumo, molto utilizzato nelle case di noi italiani, come per esempio gli Omari e Vetril. Era una vita la sua molto molto, diciamo così, avventurosa da ogni punto di vista. Per gli anni che visse, era ebreo di Salonicco, come si legge nel web, evitò le persecuzioni naziste in Grecia, si arruolò nell'esercito inglese per poi andarsi a trasferire al termine della seconda guerra mondiale proprio nel nostro paese, in Italia. Mise in atto un'attività import-export che diventò col passare degli anni il gruppo Bolton di oggi, che possiamo ben apprezzare. Insomma, dobbiamo dire addio a colui che ha creato un marchio, Leomari, ma anche un marchio non solo a livello alimentare, ma anche per la pulizia e l'igiene, che è per l'appunto Neutro Rovers. L'imprenditoria dunque piange uno dei suoi pilastri. Grazie a tutti, Joseph Nissim, riposa in pace, amen.